Vigna Secca 22 che incontriamo al 22, pizzeria trattoria della zona del centro storico, dell'antico centro storico. Sono in compagnia dello chef, il signor Ciro Perna. Signor Perna, allora, lei è conosciuto come un ottimo chef, prepara tante pietanze. Cosa in generale lei prepara ai suoi clienti per arricchire il loro stomaco? Diciamo la classica cucina napoletana, i pacchi di melanzane e provole, pasta e patate con provole, in questi periodi pasta e fagioli con cozze, paccheri con il baccalà, un po' una cucina molto semplice. Signor Perna, invece per i nostri clienti e per me, lei cosa mi prepara adesso? Oggi facciamo un paccheri del 22, praticamente Come è fatto? pomodorini gialli del Vesuvio, gamberoni, E cozze. basta. Vediamo allora come la presenta questa pietanza. Grazie. Stanotte questa luna ci illumina, la mia vita è la tua. Sulla luna, lontana nella città, il mare ci porterà via. Ci troviamo ancora qui al 22 in compagnia del titolare pizzaiolo e maestro dell'associazione Vera Pizza Napoletana, il signor Giovanni Improta. Giovanni, dunque, tu preparerai e prepari tutti i giorni tante pizze per i tuoi clienti. Per noi cosa ci preparerai adesso? Facciamo pizze classiche napoletane che vanno dalla margherita marinara fino a calzone, salsicce e fiorilli. Oggi per te ti preparo una pizza che ho ideato da poco e ha avuto anche un bel successo, è la pizza del sindaco, l'abbiamo chiamata. Come mai? Del sindaco perché in pratica rappresenta quelli che sono i colori dello stemma, lo stendardo del comune di Napoli, che sono il giallo e il rosso. E quindi ho pensato col pomodorino giallo, pomodorino rosso del Piennolo, provola di Agerola e basilico, di rappresentare con questi colori quelli che rappresentano La nostra la Napoli. vostra Napoli, esatto. Quindi Gianni, ti lasciamo alle immagini e facci consolare. Va bene, sicuramente. Grazie. Stanotte questa luna ci illumina, la mia vita è la tua. La casa sulla luna, lontana nella città.